Amici Basket Week, un cordiale saluto da Giuseppe Sciascia, puntata numero 7 per il nostro rotocalco, il basket del giorno dopo e tutti i risultati di tutti i campionati, ovviamente a iniziare dalla Serie A, che ha vissuto ieri per 6 settimi in realtà il penultimo atto della regular season, ha assegnato diversi verdetti importanti, il playoff raggiunto da Trieste, manca solo l'ottava partecipante al tabellone, al gran ballo per lo scudetto, ma lo si deciderà soltanto la sera del 10 di maggio. La retrocessione ai noi sostanzialmente di Cantù con Andrea Mauri ospite settimana scorsa, che aveva garantito che l'Acqua San Bernardo aveva provato a fare di tutto sul campo a Bologna per avere un'altra chance, sicuramente lo ha fatto ma non è evidentemente bastato. Un'altra vittoria di Milano che ha consolidato la sua leadership, chiaramente in virtù del riposo forzato di Brindisi, ma ne parliamo con gli ospiti di questo appuntamento. Tony Cappellari, come sempre, tifoso professionista a nostra disposizione per l'analisi del weekend. Con noi c'è anche Mario Castelli, vecchia conoscenza per i tifosi, gli appassionati del basket nostrano, dai tempi dei quattro quarti ancora, quando di fatto in un altro impianto, ma con la stessa regia sostanzialmente si produceva una trasmissione sulle minors. Mario Castelli oggi è la voce del basket italiano ed europeo su Eurosport, sia in frequenza televisiva che in streaming, e quindi chi più competente di lui per aiutarci a analizzare i risultati della penultima della regular season della Serie A. Tony Cappellari, Milano chiaramente con la testa all'Eurolega, diciamo che il primo tempo ha giocato un po' in pantofole, poi però effettivamente ha acceso il motore, vittoria sofferta ma vittoria importante, perché a questo punto mette pressione sulle spalle di Brindisi, che purtroppo per Covid è costretto a fermarsi. Sicuramente Milano, diciamo che per tre quarti ha pensato e aveva la testa in quel di Colonia, no, di Monaco, scusatemi, e ha giocato così così. Poi un po' le urla di Messina, vuoi un po' più di concentrazione, e hanno vinto la partita. Però ribadisco, l'hanno vinta con la testa in quel di Monaco, dove io spero possano passare già alla prima partita. Mario, è una Milano che ha sofferto comunque, come le è capitato spesso se vogliamo in questi ultimi due mesi in campionato, chiaramente poi l'Eurolega è l'obiettivo preminente, così come sono state palesi le scelte di Messina di lasciare comunque a riposo i suoi giocatori più importanti, i suoi veterani. Alla fine qualcosa è arrivato dagli italiani, di fatto però in questi due mesi gli italiani hanno fatto un po' poco, e per quello che si è un po' così, diciamo, ridotto il gap tra l'Olimpia, che aveva dominato i primi cinque mesi, e le altre. Questo è vero, nel senso che ovviamente ci si aspettava forse qualcosa in più dagli italiani, e questo ha portato anche a magari spremere un pochino più del previsto quelli che erano invece i giocatori da preservare magari per l'Eurolega, perché a parte Delaney, che è stato tenuto fuori il più delle volte, gli altri bene o male sono stati utilizzati spesso e hanno dovuto giocare minuti importanti, non 15 minuti fatti bene e poi lasciavano spazio agli altri. Quindi questo potrebbe essere un piccolo problema, però voglio dire, alla fine Milano è arrivata a una partita dalle Final Four, va a tre match point, eventualmente il quinto in casa, ma chiaramente in casa Olimpia si spera di poter già sfruttare uno dei due Monaco, quindi per il momento bene, bisognerà poi magari avere qualcosa in più dagli italiani quando si farà sul serio ai playoff, perché chiaramente poi con 9 stranieri, 10 se contiamo anche Evans, e ne puoi schierare solo 6 in campionato come tutte le altre squadre, lì poi non si scappa più, qualcosa in più gli italiani te lo dovranno dare. Milano ha fatto il suo, Brindisi deve rimanere in stand-by in attesa, come è capitato già a tante altre, di tamponi, esami clinici, insomma tutto quello dell'extracampo che quest'anno in qualche modo ha condizionato e tanto il campo. Brindisi avrebbe probabilmente meritato di fatto il primato della regular season, e qui chiaramente diciamo che il Covid lo mette a rischio, perché poi comunque dovrà giocare il 2 di maggio contro Sassari, il 5 a Trento e il 10 con Varese, con punto di domanda con quanti giocatori. Oggi ce ne sono 5 negativi, ne basta uno per dover andare in campo secondo i protocolli FIP, però è chiaro che a questo punto la favorita per vincere la regular season è più Milano che Brindisi. Sì, il Covid sta veramente ammazzando Brindisi, come dicevi tu,
5 giocatori e 6 della società, perciò hanno la bellezza di 11 o 13 persone che sono bloccate dal Covid. Perciò anche se si rimetteranno in sesto nei prossimi giorni, quelle tre partite sono tre partite toste, perciò penso che Milano debba ringraziare anche il Covid. Mario, un riposo invece più lungo della stagione per la Virtus Bologna, che ha avuto dei ritmi veramente forsennati per tante settimane, chiaramente col doppio impegno della Coppa. Adesso sta ferma di fatto per 19 giorni, tornerà in campo il 10 maggio per chiudere la regular season, sostanzialmente è terza a meno di stravolgimenti assoluti del tabellone playoff. 19 giorni per una squadra che ha giocato così tanto sono perfetti per fare il tagliando e arrivare pronti ai playoff, magari trovare quell'identità che bene o male in questi mesi però non si è mai raggiunta al 100%. Sì, gli serviranno per anche mettersi alle spalle quella che è stata la delusione dell'eliminazione in Eurocup contro l'Unix Kazan, quindi magari può anche aiutare a prendere qualche giorno di stacco, perché chiaramente in mezzo a questi 19 giorni, i primi giorni, Giorgio ce li ha dati di pausa, e quindi può dare una mano per resettare, riuscire a farsi una ragione di quello che è successo e concentrarsi con la testa con quello che è l'ultimo obiettivo che rimane, vale a dire i playoff. Se non ho fatto male i calcoli, la Virtus dovrebbe essere già terza e quindi dovrebbe già anche sapere la sua avversaria del primo turno, perché sarà Treviso, che è matematicamente sesta. Quindi sa anche già chi affronterà, l'ha appena affrontata mercoledì nel recupero, l'ha battuta largamente, come largamente l'aveva battuta anche nella gara d'andata. Adesso c'è modo di prepararsi con calma, anche atleticamente vogliamo, per i playoff, perché ci sarà modo di fare un piccolo richiamo con queste 2-3 settimane che separano dai playoff, che potranno essere utilizzate quindi bene dallo staff. Bisognerà magari superare quelli che sono stati i problemi che si sono visti durante questa stagione, direi soprattutto nelle partite con Kazan, ovvero l'essere poco pronti magari ad affrontare quelle che sono le avversità, nel senso una squadra che in Eurocup ha vinto sempre fino alle partite decisive, di situazioni di difficoltà ne va affrontate molto poche, e una volta che si è dovuta trovare di fronte un muro come pochi ne aveva trovati di fronte nel corso della stagione, l'impressione è stata che non era pronta proprio a dover superare delle difficoltà, perché poche volte l'aveva fatto in stagione. Quando si è trovata sotto di 7-8 punti nel terzo quarto in gara 3, ha voluto rimontare tutto subito, quasi con frenesia. Secondo me bisogna riuscire anche a prepararsi, direi, mentalmente da questo punto di vista. Toni Cappellari, di Bologna Virtus si parla molto di futuro, di Raffaele, Pianigiani, Vitucci, il ciclo serbo finito, al di là di Djordjevic, quindi ripartire da pochi giocatori, e però giustamente c'è un playoff da giocare. Chiaramente la Virtus parte da terza, ma con un roster che magari non è da terzo posto, e se Milano è quella degli ultimi due mesi, vista anche la partita di campionato di una quindicina di giorni fa, non è così imbattibile come l'ha dimostrato. Quindi insomma, sì, futuro va bene, ma magari c'è anche il presente. Sicuramente la Virtus ha perso con Kazan, in questo momento è fuori dall'Eurolega, però c'è il campionato, e nel campionato bisogna dare atto che può riprendere quello che il Kazan gli ha tolto. La squadra è sicuramente, scusate il mio pronostico, e si toccano tutti, la Virtus è la vera avversaria di Milano, perché Brindisi, al di là di tutti questi problemi di Covid, al di là di tutte queste problematiche che ha anche per fare allenamento, la vedo in difficoltà, mentre la Virtus, anche con Kazan, che faceva canestro anche dagli spogliatoi all'Unipol Arena, devo dire che la Virtus c'è. Devo dire che Djordjevic la sta allenando molto bene, e io credo che sia la vera avversaria della squadra di Milano. Futuro. Il futuro è difficile, Djordjevic non ci sarà più, e chi sarà l'allenatore? Io penso che sarà De Raffaele, è un allenatore che a mio parere si può ben
accreditare con la squadra bolognese e sicuramente, dopo tutto quello che ha fatto alla Reyer, può essere un eccellente allenatore. Pronostico Toni Cappellari che rispecchia un po' la visione di Virginio Bernardi un mesetto fa, poi chiaramente sono di mezzo i contratti e le trattative. E poi non dimentichiamoci del Trinca, perché il Trinca è uno che non si sa mai dove possa andare, se rimarrà a Monaco, se torna in Italia, se qui, va di qui, va di là. Perciò io, come suggerimento mio, è De Raffaele, però ci possono essere anche altre sorprese. Mario Castelli invece ieri è stato uno spettatore professionista perché ha fatto il putpurri di tutte le partite delle 20:30. Chiaramente il campo centrale era Fortitudo Cantù, Fortitudo stagione soffertissima, salvezza con i suoi due bomber Banks e Radori che hanno magari fatto fatica a convivere per tutto l'anno, per la partita decisiva hanno fatto quello che gli si chiedeva di fare, cioè canestro. Beh sì, era quello che ci si aspettava da loro fin dall'inizio della stagione, che era stata accolta con molto più hype, grandi aspettative per gli investimenti fatti, per il fatto che a luglio a roster erano presenti i tre migliori marcatori della passata stagione, perché oltre ai già citati Aradori e Banks c'era anche Itanep, che poi come sappiamo a metà stagione è partito per Sassari. Diciamo che se ai tifosi della Fortitudo avessero detto a inizio stagione che la salvezza sarebbe arrivata in maniera sofferta alla penultima giornata in uno scontro diretto con Cantù, non sarebbero stati probabilmente molto contenti. Per come si era messa la stagione non sono contenti lo stesso, ma è comunque qualcosa da prendere, perché l'annata è stata veramente veramente complicata per la Fortitudo, che aveva anche alte aspettative perché c'era il ritorno dopo tanti anni in Europa e sappiamo bene come è andata a finire, 6 partite, 6 sconfitte, è stato forse quasi più una palla al piede che non un aiuto per quella che era una società già in difficoltà a inizio stagione, è stata a lungo l'ultimo posto. Adesso chiaramente, raggiunto l'obiettivo minimo, ci sarà da pensare a come non ripetere una stagione del genere, ci sarà da risolvere quelle che possono essere magari le problematiche societarie, ci sarà da organizzare il futuro. Diciamo che l'estate in arrivo sarà molto calda sia su una sponda che sull'altra in casa bolognese, sia bianco-blu che bianco-nera. Estate calda a Bologna, estate calda anche a Brescia, un'altra società, un'altra squadra che comunque aveva aspettative sicuramente diverse, si è salvata interrompendo una catena di sconfitte veramente lunga grazie all'impresa sul campo di Cremona con l'ex Knights Bortolani decisivo con i suoi 23 punti, 2 partite di altissimo livello con 2 vittorie esterne che hanno segnato la stagione di Brescia, quella sul campo della Virtus e quella di ieri sera. Andiamo a sentire un'intervista con il coach della Germania Maurizio Buscaglia che ci racconta il momento dei suoi. Maurizio Buscaglia sospirò nel sollievo per la Germania dopo 6 sconfitte consecutive, sulla Brescia si rialza nella partita più sentita dai tifosi sul campo di Cremona, una salvezza che sembrava l'obiettivo ancora meno che minimo, ma a un certo punto è diventata più complicata del previsto, una bella impresa ieri sera. Sì, anche perché venivamo da un filotto purtroppo negativo in termini di risultati. Venivamo da una fotografia complicata, cioè da un lavoro che continuava a essere importante, migliorativo, ma che non aveva mai riscontro nel campo, con degli up and down che insomma abbiamo visto, abbiamo potuto. Noi eravamo molto concentrati anche sull'aspetto, diciamo, meno positivo, cioè l'aver perso una chance precedentemente di portare la squadra alla salvezza, di salvarci nella partita, esattamente nella partita con Cantù. Abbiamo connesso le cose, abbiamo lavorato una settimana con un obiettivo che era quello della vittoria, con un obiettivo e una sola strategia e un solo gameplay diretto alla vittoria di questa partita. E, insomma, sappiamo anche che viaggio abbiamo fatto, che stagione è stata, da dove siamo partiti, che problematiche ci sono state. La partita di ieri è una vittoria importante per la salvezza, punto primo e assoluto. È una vittoria importante perché viene nel momento più difficile e dopo delle sconfitte, e poi è anche importante per come è maturata, perché comunque la capacità di rimanere 40 minuti, di assumersi precisi rischi tecnico e tattici, di poter lavorare azione dopo azione, sempre pensando al possesso successivo,
avere da tutti qualcosa che è diventato divisione dei punti, rimbalzi e quant'altro. Lo so che dico cose normali, ma dopo un mese in cui lavori con fatica la domenica vale di più. Vittoria senza Vitali, quindi senza il leader tecnico ed emotivo della squadra, che ha fatto registrare invece una prestazione assolutamente decisiva da parte di Giordano Bortolani. Se vogliamo, la gioiosa sfrontatezza del giovane azzurro è stata determinante. Sì, guarda, parlando di piano partita, non solo l'assenza di Vitali, ma anche il fatto che dopo un minuto Kalinowski non è stato più in grado di giocare, o comunque l'abbiamo perso per la partita, e questo ha cambiato un attimo. Noi, nel cambiare leggermente, o meno nell'anticipare quello che dovevamo fare, visto l'infortunio di Tyler, non abbiamo però cambiato, e secondo me abbiamo fatto bene, il piano di Bortolani, che era quello di entrare con un certo tipo di accoppiamento, attaccare in un certo modo la partita, certi sistemi e quant'altro. Acuto finale a culmine di una stagione comunque difficile, sofferta. Chiaramente Maurizio Buscaglia è arrivato in subentro alla squadra sostanzialmente ereditata. Le prospettive non erano queste, ma alla fine, quando le stagioni vanno male, possono andare molto male. Chiuderla così mi sembra aver messo un bel punto fermo. Le stagioni assolutamente possono andare molto male, una stagione molto complicata. Ovviamente sappiamo sempre e bene cosa succede fuori, che momento che stiamo vivendo, che condizionamenti mentali, fisici, tecnici abbiamo. Il fatto che 48 ore prima della partita bisogna sempre aspettare comunque l'esito di alcuni check, cioè, insomma, è un mondo difficile e lo sappiamo. Quindi intanto cerchiamo di avere equilibrio con quello che succede. Per quanto riguarda il campo, assolutamente complicata, è un eufemismo, complicata. E secondo me, visto che i nostri difetti li abbiamo sottolineati, siamo stati sempre onesti nel dirli, le nostre problematiche si sono un po' viste, un po' le abbiamo sempre sottolineate, abbiamo cercato di farne una forza, benché la forza della squadra mentalmente era sempre da, insomma, da accompagnare. Fammi anche dire almeno che abbiamo vinto le partite necessarie per portare Brescia, la società, la squadra in salvo. So, mi rendo conto, sappiamo che è una piazza che ha ambizioni, che vuole, ma in un'annata così, dove ora in questo momento in due punti ci sono mille squadre, abbiamo comunque portato la barca al porto. Per quanto riguarda la salvezza acquisita, chiaramente consente di iniziare a programmare il futuro. Per dirla con Enrico Ruggeri, a Brescia il futuro è un'ipotesi, visto che si è letto e sentito di tutto. Adesso non chiedo all'allenatore in carica delle voci sulla situazione generale. Quello che è chiaro è che a Brescia c'è un progetto importante e che è una piazza che fa gola a giocatori e allenatori. Sono assolutamente convinto, è una piazza molto bella dove si può fare molto bene e, come dici tu, è bello starci, questo è indubbio. Lo dico anche io. Per quanto riguarda il resto, ho provato tantissimo, ovviamente, e mi sono concentrato solo sulla partita. Non è semplicissimo, perché le leggi te le arrivano, te le chiedono, te le mandano, però noi siamo stati veramente in full immersion e non solo questa settimana, da tanto, perché è tanto che abbiamo dovuto aggiustare, sistemare, incastrare. Quindi siamo rimasti lì e credo che la partita di ieri abbia perlomeno sottolineato quello che il gruppo era riuscito a tenere solido pur perdendo le partite, cioè l'impegno, la costanza e l'unione di intenti. Ieri c'è stata anche un pochino più di concretezza. Ci sono state partite più o meno belle e brutte come questa, con errori come queste, anche se magari questa tatticamente è stata ancora più profondamente tagliata, però ci sono state altre partite dove non siamo stati anche in grado di fare un canestro, di avere quel momento e quel guizzo e quell'artiglio che ti serviva per vincere magari una partita in più, ma è la storia di questa squadra, è la storia di questa stagione. Che Brescia sia una piazza importante è assolutamente vero, dove si può lavorare assolutamente vero,
bella, assolutamente vero. Io l'ho vissuta dentro il palazzetto dalle 9 alle 9 senza neanche vedere i tifosi, quindi sai, è stato un vissuto, un quadrimestre un po' particolare, però già così è stato molto bello. Allora, Tony Cappellari, sulla un'altra panchina di Brescia, la panchina di Brescia è un'altra sulla quale si specula molto, perché chiaramente il patron Ferrari sembra disposto a investire comunque parecchio anche il prossimo anno, al di là di Della Valle comunque girano già tanti nomi, diciamo che Fortitudo e Brescia sono quelle che mancano all'appello per quanto riguarda il tabellone playoff rispetto ai pronostici estivi, mentre se vogliamo Treviso e Trieste sono le due che non ci si aspettava. Sì, sicuramente Trieste. Oggi nelle dichiarazioni Mario Ghiacci dice proprio che è un miracolo, perché era un miracolo già salvarsi. Ciò non toglie che Trieste, città di basket, è salva, e questo è molto molto importante. Treviso ogni tanto ha dei problemi. La squadra è una buona squadra, non dipende più al 100% da Logan, però anche loro fanno piuttosto fatica in questo momento del campionato. Ma nella stagione del Covid Basket i valori sono spesso appiattiti, anche poi con tanti avvenimenti extra tecnici. Questo poi ha portato grande equilibrio dietro le prime cinque, se vogliamo, perché poi Milano, Brindisi, Virtus, Venezia e Sassari hanno fatto corsa a sé. Tra la sesta e la quattordicesima c'è stato comunque davvero grande equilibrio. Campionato sicuramente avvincente, con valori appunto molto livellati. Dopodiché, chiaramente, quanto è inciso l'aspetto Covid? Ma sicuramente tanto, perché è stata una stagione, direi, da giochi senza frontiere. C'erano degli ostacoli per strada che uno non poteva neanche prevedere, aspettarsi, quindi è un'annata diversa da tutte le altre. Bisognava essere anche bravi ad adattarsi, a essere malleabili, anche a fare buon viso a cattivo gioco. Secondo me la squadra migliore da questo punto di vista, proprio per costanza durante l'anno, è stata Treviso, perché alla fine lo dimostra anche il fatto che sia la prima delle inseguitrici, diciamo così, al di là delle top 5, e è stata, al di là di questo ultimo calo di forma delle ultime partite, però è stata costante, è stata brava, ha avuto anche il pregio di avere un'identità anche abbastanza nitida fin dall'inizio, nonostante il roster non fosse dei più talentuosi, dei più ricchi. Hanno aggiustato bene la squadra quando hanno salutato prima Tyler Cheese e poi Jeffrey Carroll, hanno preso Sokolowski, che è stata una grande sorpresa, hanno preso Lockett, che offensivamente magari non sta brillando, però è molto più inserito nei meccanismi rispetto a quanto fosse Carroll, che sembrava invece un po' avulso, e poi tutte le altre, chiaramente ci sono squadre che hanno avuto momenti positivi, momenti negativi, una Varese che è stata a lungo all'ultimo posto, se avesse vinto ieri adesso avrebbe avuto buone chance per fare i playoff. È stata una stagione veramente difficile anche da leggere, come tutte le situazioni in cui alla fine poi il caso la fa da padrone. Diciamo che alla fine poi ne ha guadagnato forse in parte anche lo spettacolo, perché in una stagione così triste, tra virgolette, perché gli impianti erano chiusi, non c'era pubblico, eccetera, quantomeno se ne è guadagnato in equilibrio e in prevedibilità, dai. L'altro verdetto espresso dalla giornata numero 29 è stata la retrocessione sul campo di Cantù, sconfitta sul parquet della Fortuna, abbiamo parlato prima, in positivo per quanto riguarda la formazione di Luca Dalmonte. Cantù che paga un finale di stagione, comunque quel paio di sconfitte anche beffarde in casa contro Trento e Reggio Emilia, se vogliamo un po' in fotocopia all'ultimo tiro, e retrocede. È stata una di quelle che ha avuto due focolai Covid, il primo a ottobre e il secondo più piccolo ma comunque importante a marzo. Tony Cappellari, li rivedremo comunque? Ma secondo me adesso sono 24 anni che Cantù era in Serie A, oggi retrocede, ma speriamo per Cantù, per tutta la provincia, per i Canturit, speriamo che vada in porto quella situazione di portare tutte le squadre che hanno fatto la 1, 2 di A2 e poi un invito, per portare il prossimo anno un campionato di 18 squadre.
E allora vediamo questo focus realizzato da Giuseppe Sciascia, cioè da sottoscritto, sulla situazione odierna e sulle prospettive future del campionato prossimo venturo in chiave Lega Basket. La sconfitta di ieri sera sul campo della Fortitudo Bologna genera aritmeticamente la retrocessione in Serie A2 dell'Acqua San Bernardo Cantù, ma la pratica sul format della Serie A 2021-22 è ancora tutta da scrivere e siamo pronti a scommettere che nella prossima stagione Cantù sarà ancora tra le protagoniste del massimo campionato professionistico. Ancora non è chiaro però in che tempi e con quante squadre il prossimo torneo si schiererà ai nastri di partenza del mese di settembre, auspicabilmente col pubblico, ma poi chiaramente è un altro comparto. La premessa di fondo è che chiaramente la stagione 2020-21 è stata pesantemente condizionata dagli esiti del Covid. Cantù è una delle sette squadre che nel corso della stagione hanno dovuto fermarsi per focolai, rinviare partite e condizionare in questo modo allenamenti e rendimento sul campo. Toccata un po' a tutti, ma non per questo vale il concetto malcomune mezzo gaudio. Sicuramente c'è stato un condizionamento dal punto di vista del rendimento tecnico per quanto riguarda il Covid, ma poi c'è anche stato il capitolo dei mancati ricavi da botteghino che rischiano di riverberarsi pesantemente sui bilanci delle squadre per l'estate in corso. Lo scorso anno, a maggio, quando Lega Basket propose il format del campionato, c'era stata anche l'ipotesi di un torneo a 18 squadre senza retrocessioni. Poi la discussione non è stata affrontata, nonostante la commissione tecnica formata da Trainotti, Santoro e Stavropoulos l'avesse studiata. La volontà della Lega è stata quella di disputare un campionato normale e ne ha beneficiato sicuramente lo spettacolo, perché la stagione 2020-21 ha regalato tante belle emozioni, ma non a prezzo modico. Ne ha fatto le spese Cantù, che retrocede sul campo e chiaramente in qualità di retrocesso sul campo dovrà essere ripescata formalmente per potersi schierare al via del prossimo campionato. L'intenzione di Umberto Gandini, presidente di Lega Basket, è quella comunque di far giocare nuovamente il campionato di Serie A a tutte e 15 le protagoniste della stagione 2020-21, compreso ovviamente Cantù. Ripescaggio però per le regole di Lega Basket significa pagare. Attualmente lo statuto prevede il 50% dei 250.000 euro della quota d'ingresso per quanto riguarda le squadre di A2, quota d'ingresso appena ritoccata a 325.000 euro. Si parlerà alla prossima assemblea di quanto dovrà costare eventualmente il ritorno a tavolino in Serie A per una Cantù che comunque, retrocedendo, perde già la quota Under 26 dei primi italiani e chiaramente è un altro danno economico. Il problema è appunto quello del format, 15 squadre confermate in Serie A più 2 promosse dalla Serie 2 significa quota 17, si era ipotizzato anche di portare il campionato a 18, visto che in ogni caso il numero di giornate è lo stesso sia con 17 che con 18 squadre, ossia 34 giornate pur con 32 partite, assegnando un ulteriore wild card, ma il problema è che la FIP non sembra digerire granché il campionato superiore a quota 16 e sarebbe disposta alle 17 squadre, ma eventualmente introducendo tre retrocessioni il prossimo anno per tornare a 16, oppure riducendo a una promozione dalla 2, cosa che però chiaramente scontenta parecchio la LNP. Totale generale, tutto in discussione per diversi mesi, c'è anche la possibilità che Cantù venga ripescata con una rinuncia, o meglio una non ammissione, anche in virtù della necessità di rientrare nei canoni del manuale delle licenze, prive di fondamento ovviamente le ipotesi di un blocco delle retrocessioni e di parametri più alti per l'ammissione al campionato per quanto riguarda la Serie A. I parametri dovrebbero essere gli stessi del 2020-21, comunque logico con la necessità di compensare le perdite da Covid, non si può alzare troppo l'asticella. Totale generale, Cantù dovrà aspettare probabilmente per un mese, magari anche fino a luglio, per capire se le 16 aventi diritto, ossia le 14 confermate più le 2 della 2, ce la faranno. Si capirà durante l'estate cosa succederà. Di sicuro per l'Acqua San Bernardo non saranno due mesi facili, si parlerà molto di format e di regole, ma ci vorrà del tempo per arrivare a una definizione completa. Resta il concetto che l'anno prossimo Cantù, siamo pronti a scommetterlo, sarà ancora al via della Serie A. E allora, in attesa di sapere se saranno 16, 17, 18, chi ci sarà il prossimo anno, qui la considerazione alla fine, giustamente Mario Castelli diceva, campionato molto appassionante, molto equilibrato,
chiaramente però senza incassi, senza ristori, l'equilibrio è stato costoso da, sopportare, supportare per le società. Alla fine ne retrocede una sul campo, ma tra virgolette il rischio che qualche maceria economica resti come strascico sul bilancio dell'anno prossimo, per tante, per più di una. Sì, sicuramente. Se noi pensiamo alle due squadre che abbiamo nominato fino adesso, le bolognesi, che hanno sempre i palazzetti pieni, cioè la Fortitudo, io ci sono stato, vi posso assicurare che gli incassi sono qualcosa come il 60% degli introiti. Cioè, togli il 60% e capisci le difficoltà di queste squadre come delle altre. E in alcune squadre abbiamo delle proprietà importanti che sopperiscono a queste mancanze di incassi, vedi Milano con il gruppo Armani, ma in tante altre società dove si fa veramente 2 più 2, 4, la mancanza degli incassi è veramente un delirio. Mario, senza pubblico doveva essere, avrebbe dovuto essere e può ancora essere con i playoff, che chiaramente sono al momento clou della stagione, l'anno del basket in TV. Riscontro reale? Questo è un sì e no, nel senso che poi chiaramente... Si vede solo lì, però. Si vede solo lì, poi probabilmente il fatto di avere queste atmosfere un po' silenziose, i palazzetti vuoti, magari tante persone non l'hanno neanche apprezzato come avrebbero potuto in una situazione normale. Però chiaramente questo è stato l'anno in cui noi abbiamo avuto più attenzione di tutti, perché o si vedeva in TV o si vedeva in TV. Perché la chance di andare a palazzetto non c'era, quindi anche per noi chiaramente è stato un vantaggio, anche se è brutto dirlo, visto che comunque l'annata è stata molto difficile per tutte le squadre ed è stato anche brutto da vedere il campionato a porte chiuse, con delle partite che sarebbero state ancora più belle in una cornice di pubblico piena. Speriamo possa tornare, non dico alla normalità, ma quasi dall'anno prossimo. La speranza sarebbe anche poter iniziare a vedere qualche persona già dai playoff, perché sarebbe un piccolo aiuto economico per la società e restituirebbe anche un briciolo di atmosfera alle partite e farebbe sentire anche un minimo di atmosfera dei playoff. Vedremo se i 500 spettatori saranno ammessi al 1 giugno. Posso? Quell'archi della palla, via. Io voglio fare i complimenti a Eurosport. Loro sono stati quest'anno non bravi, ma bravissimi. Bravissimi i telecronisti, bravissimi gli appoggi, faccio una parentesi, Sconocchini così, e bisogna ringraziare veramente Eurosport, che sta facendo un servizio eccezionale per la pallacanestro. Grazie. Allora, finestra di Eurolega, abbiamo accennato prima della situazione di Milano che è sul 2-0 nella serie col Bayern, ora la sfida si sposta a Monaco di Baviera con il Bayern che dovrà annullare i 3 match point a disposizione dell'Olimpia a partire dalla gara 3 di mercoledì. Milano con grandissima sofferenza e una magata vera e propria sulla rimessa finale in gara 1, compie autorità in gara 2, ma comunque il Bayern, nonostante il meno 22 a un certo punto del secondo quarto, non mi sembra, tutt'altro che morto. Toni Cappellari, la serie è ben impostata, ma è tutt'altro che chiusa. Sì, allora, la prima partita è stata una partita che il Bayern ha buttato via, perché meritava di vincere al 100% e Milano l'ha giocata proprio male, erano tutti quanti molto bloccati. La seconda partita, come in realtà dovrebbe essere, li hanno asfaltati, perché Milano è stata in testa il primo tempo, se non vado errato, addirittura 17 punti il primo quarto, li ha veramente uccisi. E questo dimostra la vera differenza che c'è tra l'Olimpia Milano e il Bayern Monaco. È chiaro che adesso è tutto quanto in mano del Trinca e dei suoi giocatori, però anche qui si tocchino i milanesi e roba del genere, io credo che
o la prima o la seconda in quel di Monaco, Milano vincerà. Mario, Milano è sul 4-0 nelle sfide stagionali contro il Bayern. Sicuramente c'è la differenza di budget, c'è la differenza di esperienza, si è visto tanto in gara 1. Il rientro a un regime ormai definitivo di Delaney sgrava il Ciacio Rodriguez dalla pressione di dover fare più del suo, e il Ciacio facendo tanto in poco è assolutamente super. Per il Bayern credo che la perdita di Willerbeb sia stata molto pesante, perché ha tolto un ball handler a una squadra che adesso deve andare grossa, e Milano soffre di atleti, non tanto le squadre con poco ritmo. Assolutamente sì, hai ragione. Questa infatti è una tegola molto pesante per il Bayern, che anche in gara 1, finché c'era stato Weilerbeb, che pur non aveva fatto cose straordinarie, ma era comunque stato prezioso negli equilibri della squadra, stava facendo una gran partita. Poi nel secondo tempo è tutto cambiato. Milano è una squadra che ha sofferto nel corso della stagione squadre con una taglia atletica diversa, con una struttura di squadra diversa rispetto al Bayern, e dimostra infatti che, come dicevi te, contro i bavaresi è 4-0 in stagione. Adesso però manca il gradino finale, che è sempre quello più difficile, e soprattutto non bisogna pensare che è quasi fatta, la Final Four un passo, eccetera, perché se c'è una cosa che ci ha insegnato questa stagione è che il Bayern non molla veramente mai, e che di testa mentalmente è fortissimo. In stagione regolare ha vinto 19 partite, e adesso non ricordo se 10 o 11, comunque più della metà le ha vinte rimontando da svantaggi in doppia cifra. Quindi non è successo due volte, tre volte che dici è un caso. Se più di metà delle partite che vinci una stagione le fai rimontando da meno 10, meno 12, meno 15, meno 18, vuol dire che hai qualcosa di speciale, vuol dire che sei ben allenato, vuol dire che non molli mai, e vuol dire che ci credi sempre, hai fiducia nei compagni, hai fiducia nella squadra. Perciò anche se sono sotto 2-0, anche se avranno eventualmente l'eventuale gara 5 fuori casa, fossi Milano io starei molto attento e rimarrei concentrato fino all'ultimo secondo della partita che poi eventualmente vinceranno, perché non c'è assolutamente nulla di ancora deciso. Insomma, il motto del Bayern non è finita finché non è finita, e quindi grande attenzione per l'Olimpia a partire dal terzo atto di mercoledì. Serie A fatta. Eurolega fatta, sulla Serie A torniamo alla fine, gradino in meno, e passiamo alla Serie A2 con la prima giornata della fase ad orologio in versione arcobaleno, perché ci sono 5 gironi con diversi colori, già siamo passati da verde a rosso, le sfumature di blu, nero, azzurro, giallo, insomma la formula è complessa, non facciamo un trattato di matematica per spiegarla, perché altrimenti ci vorrebbe una puntata a parte. Diciamo che sicuramente nel gruppo delle big spicca la vittoria di Napoli a Torino in overtime, con infortuni di Oppa Pesare e Marini Lombardi a dare la spinta alla formazione di Sacripanti, quello che potrebbe essere stato il lancio verso il primato finale, ma ricordiamo che qui ci sono due tabelloni playoff, quindi ne salgono comunque due. Buon inizio di Udine in casa con Forlì e vittoria invece di misura di Tortona su Scafati. Nel secondo girone, qua dal quarto al sesto posto, bene le Lombarde, Urania rimonta almeno 18 e si impone in volata su Chieti, mentre Treviglio con Borra in versione Shark da 21 e 13 rimbalzi domina contro l'Eurobasket Roma. In coda nel girone nero, quello che segna la retrocessione diretta, Bergamo regola Biella, che ha dovuto fare a meno di uno o due americani, ossia Hawkins, qui chiaramente l'ultima retrocessione diretta. Già si torna in campo mercoledì, quindi ritmi abbastanza forsennati in questa fase d'orologio, con 6 partite in 3 settimane, poi i playoff inizieranno del 23 maggio ed è parecchio lunga. Passo indietro per quanto riguarda la B, dove invece siamo alla penultima teorica del girone della fase ad orologio. Stop per 3 squadre del girone B, ossia Robur, Crema, in questo caso che San Giorgese, che doveva giocare contro la Robur di Derby, l'unico stagionale di questo girone B, ma chiaramente con la Robur in quarantena ha dovuto rimandare, si giocherà il 12 maggio, quindi rush finale in chiave playout per le Lombarde, tutto da segnare. Invece bene vigevano Bernareggio e Pavia. Per fare un focus su quello che sarà il rush finale delle sfide per quanto riguarda Robur San Giorgese, sentiamo il tecnico della LTC, Daniele Quilici. Daniele Quilici, pit stop obbligato per la San Giorgese dopo una corsa per di fiato da 5 partite in 16 giorni, un riposo forzato dal blocco per Covid della Robur Fides, una situazione che avete vissuto anche voi, situazione che peraltro è stata comune a tante squadre e non è stato il massimo della vita, insomma.
No, soprattutto perché poi per i salti del calendario sono stati costretti a giocare 5 partite in 16 giorni, recuperando di fatto i giocatori facendoli allenare durante le partite, e questo è sicuramente un aspetto che abbiamo pagato nonostante le prestazioni, soprattutto le prime due con Cremona e Piacenza siano state di ottimo livello. E come ho già detto, ci siamo andati vicini. Peccato che vicino conti in altri sport tipo a bocce e non a pallacanestro, però sicuramente questa è la situazione. Questo va accettato e bisogna essere bravi a tenere la concentrazione alta nonostante questi stacchi nel campionato. Perché ora settimana di stop, ma poi giocheremo fino al 12 di maggio probabilmente. Quindi con Fiorenzuola, con il Genate la settimana successiva e poi il mercoledì successivo con Robur ancora, dovrebbe essere ufficiale. Quindi questo stacco per poi giocarci la parte decisiva del campionato nelle ultime tre in un appendice che originariamente il campionato doveva finire il 2, ecco, si finisce un pochino dopo e vediamo cosa ci porta. Sono tre scontri diretti in 10 giorni nei quali la Sanjo si gioca la stagione. Vincendoli tutte e tre, credo che sia salvezza aritmetica. Vincendoli tutti e tre, potrebbe anche esserci il caso che se qualcuno si spara in faccia, perché di questo si parla, si possa fare anche i playoff, però dobbiamo guardarne una alla volta perché i risultati, le casistiche sono così tante che fare calcoli perdi solo energie, perdi solo tempo. Sappiamo che già dalla prossima con Fiorenzuola è fondamentale, se non per scansare i playout, perlomeno per avere una posizione migliore nella griglia playout, e questo già sarebbe importante perché comunque ci sono i viaggi in Sicilia, perché potrebbe toccare Torrenova, perché comunque avere il fattore campo anche playout, soprattutto su serie lunghe, dà un piccolo vantaggio. Quindi viviamone una alla volta, partiamo da Fiorenzuola, se siamo bravi la portiamo via, che non sarà per niente facile, che Fiorenzuola è una squadra in gas e sta giocando sicuramente meglio rispetto alla prima parte di stagione, ha vinto con Ragusa domenica in maniera convincente, e già avremo un crostino difficile da buttare giù. E poi pensiamo a quelle successive, perché comunque ci sarà anche i momenti degli altri. Oginate che è ancora aperta per i playoff e per i playout, Varese che vedremo in che condizioni potrà disputare l'incontro, i prossimi incontri, soprattutto quando. La prima prova tecnica però è andata più che bene, più 20 contro Piadena per rompere il digiuno, era il primo di questo ciclo di scontri diretti e sicuramente ha mostrato una Sanjo ritrovata almeno dal punto di vista della condizione. Ma sì, onestamente non avevamo giocato male le prime quattro del post-Covid, se diciamo così, però la partita con Piadena è stata convincente anche perché comunque avevamo avuto un po' più di tempo per reintegrare i degenti, abbiamo avuto minutaggi un po' più aperti, abbiamo ritrovato anche la possibilità di fare qualche allenamento in più, e questo alla fine sul campo si è visto. Lo scontro diretto comunque con Piadena rimane lì, perché ora davvero tutte le partite si giocano più sui nervi, più su anche gli infortuni. Piadena, per esempio, poveri loro, hanno perso dei bettini per la stagione e questa è stata una grave perdita. Poi, tra l'altro, l'hanno persa senza avere l'opportunità di lavorare in palestra per cercare di migliorare un po' le cose. Però bravi noi, perché comunque venivamo da una striscia di 5 sconfitte consecutive, nonostante tutti gli avvenimenti, non sono cose che ti lasciano dei grandi umori addosso, grande feeling con la partita. Invece stati bravi a aggredirla, aver pazienza, a costruire il nostro gioco e piano piano dilatare il vantaggio, dando spazio, largo spazio a tutti. Scendiamo a livello regionale con la C-Gold, anche qui ritmi abbastanza dinamici, visto che si torna in campo mercoledì per l'ultima infrasettimana del mese di aprile, evitando poi il weekend del 1º maggio. Saronno sbanca in rimonta il campo di Legnano e consolida il suo primato, vittoria esterna anche per Milano 3 sul campo di Gallarate. Mario, Saronno che nel cuore ti sta per le tue origini. Quest'anno un primato ormai abbastanza consolidato, visto che sono arrivate nel girone di ritorno 2 vittorie esterne a Milano 3, che è la seconda in classifica, a Legnano che è la più diretta inseguitrice, con tanti giovani made in Robur che dopo l'incetta di titoli giovanili negli ultimi anni adesso cominciano ad essere protagonisti anche in C-Gold, che poi è stato sempre il segreto della società del presidente Vaghi. Sì, infatti sono contento. Mi spiace chiaramente per Legnano che ha perso il derby con Saronno, però sono contento per quello che sta facendo la Robur quest'anno.
perché comunque mi è rimasta sempre nel cuore, gli amici lì che giocano, sono rimasto molto legato a tutte le persone che lavorano nella società. E è anche bello vedere che da anni comunque è una squadra che dà spazio ai ragazzi che crescono nel settore giovanile, partendo dal mini basket con Claudia Della Valle fino a fare tutta la trafila e arrivare in prima squadra, perché di sbocchi ne sono sempre stati offerti, voglio dire, sono riuscito ad arrivare in prima squadra io che non ero assolutamente granché, anzi ero abbastanza scarso, quindi vuol dire che comunque la fiducia e uno spazio c'è sempre, ti viene messo a disposizione. È una società che ha lavorato spesso bene, la passione di Ezio Vaghi è infinita, quindi sono veramente molto contento e spero possano andare avanti bene così fino alla fine. Step back in C-Silver, anche qui comunque si gioca mercoledì, l'ultima giornata del girone di ritorno, poi c'era comunque la fase d'orologio da 4 partite ulteriori, la vittoria numero 8 consecutiva per Marnate sul campo di Luino, che anche qui ipoteca il primo posto, vittoria esterna importante per Castronno sul campo di Casorate, lascia l'ultimo posto e interrompe una serie negativa comunque preoccupante. Sentiamo il coach della Cal, Gabriele Donati. Gabriele Donati, Castronno si è rialzato dopo 3 sconfitte consecutive e lo fa con le triple, la sua arma abituale, ma anche con la difesa, che non era stata esattamente il vostro forte nelle ultime gare. Vittoria importante che riapre prospettive di playoff in una classifica molto corta. Sì, diciamo che la classifica aiuta a colmare quelli che sono stati un po' i nostri problemi in queste settimane. Sicuramente, come hai sottolineato tu, l'aspetto difensivo per noi è fondamentale, perché una squadra come la nostra non può non fare un lavoro difensivo di un certo tipo, non può permettersi di giocare partite agli 80 punti, non può permettersi tutte le sbavature che ci sono state in parte anche ieri, che però sono state sicuramente limitate da un buon lavoro di squadra, ma concedere secondi tiri, troppe situazioni di aiuti difensivi magari un po' in ritardo, è chiaro che contro squadre di, come è successo ad esempio con Luino, se concedi 2-3 tiri poi ti puniscono. Ieri siamo stati bravi sicuramente a limitare Puricelli, che sicuramente ha fatto fatica, Lo Biondo, vabbè, leggermente debilitato anche da un problema fisico che ha avuto in settimana, però diciamo che concedere 11 punti alla coppia Puricelli-Lo Biondo è stato sicuramente un valore, un'aggiunta importante, ecco. È chiaro che il contributo di giocatori come Magistrali, come Bologna, come Carlesso, che sono giocatori di quantità, ci ha permesso anche poi in attacco di avere più fiducia, di tirare a mente libera e di fare anche canestro. Tant'è che all'intervallo abbiamo chiuso 10 su 21 da 3 punti. Una vittoria in versione Alexis Moore. Vai squalificato, presentati, uscito dai ranghi. Alla fine, proprio con la quantità della panchina, sono arrivati 2 punti fondamentali. Esatto, diciamo che hai colto in pieno la sostanza di quello che è. Io, da questi ragazzi che ho anche sacrificato in alcune situazioni, non si sono mai persi d'animo, non si sono mai tirati indietro, hanno sempre lavorato nel modo giusto, e credo che questa vittoria, come ho detto a loro ieri, sia tutta loro, sia tutto merito loro, tutto merito del lavoro che questi ragazzi hanno fatto. Mi piace sottolineare sicuramente Bologna, Magistrale, Carlesso, perché sono appunto a livello di, come dire, qualità del lavoro e di atteggiamento i più propositivi. Poche parole fuori posto, pochi atteggiamenti sbagliati, ma tanto lavoro, tanto fieno in cascina. Ecco, c'è anche da dire che vincendo ieri alla fine anche di 17, facendo 12-35, no scusami, 11-23 in lunetta, ecco, diciamo che tirando i tiri liberi in un modo quantomeno decoroso, il margine sarebbe stato ancora più ampio e avrebbe messo ancora più in evidenza la bontà del lavoro che hanno fatto i ragazzi. Ecco. Si festeggia, ma il tempo è poco. Mercoledì si torna in campo per un'altra partita chiave contro la Wiz. Vincere vorrebbe dire apparecchiare per un orologio più in discesa. Sì, è un'altra partita chiave, ecco, diciamo che è un'altra partita decisiva, perché mettere il 2-0 vorrebbe dire essere sicuramente terzi in attesa della fase orologio, dove poi tutto verrà rimesso in gioco, anche perché se così sarà andremo a Luino e andremo a Marnate, due campi dove comunque abbiamo fatto 2 ottime partite e ci giocheremo tutte le nostre carte. È chiaro che io dopo queste prime 8 partite, guardo una parte alla volta, quindi da oggi testa la parte di mercoledì,
che sarà un impegno tutt'altro che scontato contro una squadra che arriva da due ottime prestazioni, soprattutto difensive l'ultima, ma anche offensive sul campo di Casorate, dove ci sarà veramente da fare un buon lavoro su certi tipi di giocatori che ovviamente sono i più pericolosi. Finestra sul basket femminile, dove siamo arrivati alle semifinali play-off e alla finale play-out. Non ci sono lombarde nel tabellone principale, con il Geas eliminato in gara 3 dalla Virtus Bologna. C'è ancora un lombardo, sia Broni che sconfitto in casa nella bella dei play-out contro Sassari, ma comunque c'è il secondo turno a suo favore con Battipaglia. Qui l'esperto è Mario Castelli, insomma, palla a te. Vabbè, insomma, diciamo che le semifinaliste dei play-off non hanno fatto registrare grandi sorprese. No, diciamo che le prime tre erano praticamente scontate, perché Venezia, Schio e Ragusa si sapeva già fin dall'inizio quasi che sarebbero arrivate in semifinale. L'unica serie che era un po' combattuta, più equilibrata, era quella 4 contro 5, Virtus Bologna contro Geas, perché la Virtus aveva chiuso davanti la regular season nel vantaggio del fattore campo. Geas però nelle ultime settimane era sembrato più tonico, più fresco, l'ha dimostrato anche col più 28 in gara 1. Invece poi c'è stata una reazione in gara 2 della Virtus, che è riuscita a vincere una partita molto sofferta in casa. Poi gara 3 ero a Bologna, l'ho vista, e devo dire che lì forse è venuto fuori un pochino di braccino per Geas, mentre invece la Virtus ancora una volta di carattere è riuscita a vincere una partita non semplice, dove era subito andata sotto di 9 all'inizio, e ha fatto una grande impresa per una squadra che bisogna sempre tenere presente al secondo anno che è presente a questi livelli, perché di fatto è stata fondata un anno e mezzo fa, nell'estate 2019. Passando all'altra lombarda, anche qui Broni ci si aspettava probabilmente che si salvasse già al primo turno contro Sassari, che ha fatto una sorpresa vincendo prima gara 1 in casa e poi gara 3 al Palabrera. Anche per Sassari bisogna sempre tenere presente che è una squadra addirittura fondata quest'anno, era il primo anno che faceva in Serie A1, quindi complimenti a loro, che nonostante avessero un parco italiani magari non di qualità rispetto a tante altre squadre, hanno scelto molto bene le tre straniere, hanno trovato un gran risultato salvandosi. Adesso Broni sarà grande favorita nel secondo turno contro Battipaglia, speriamo chiaramente che possano riuscire a centrare l'obiettivo. In due è nata vittoria di Crema nel derby con Mantova, e chissà se la Parking Graf riuscirà a coronare la sua voglia di Serie A dopo quella collezione incredibile di 4 Coppa Italia consecutive. Sconfitta in volata invece per il Sanga, nonostante una bella rimonta contro una squadra di alto livello come Moncalieri. In B femminile torna sola al comando le Milano Stars nel girone A, con l'Ops Brescia che ferma il Costruire Basket, mentre arriva la seconda sconfitta stagionale per Varese nel recupero con Canegrat, prima vittoria invece per le ragazze di Paolo Caserini. Finale con la Serie A, Toni Cappellari, ormai manca una giornata al varo del tabellone playoff, abbiamo 7 protagoniste, per l'ottavo posto Trento favorita sicuramente, si giocherà a ritmi veramente supersonici, perché si parte col Covid, si parte il 13 maggio e si finisce il 17 giugno, con partite anche ravvicinate in stile back to back da 24 ore. Può cambiare anche qui il fatto di avere questi ritmi così avvicinati? Chiaramente favorisce le squadre con roster lungo. Esatto, favorisce le squadre che hanno più giocatori in campo, nel roster, che quelle che ne hanno poco. Perciò sarà bello vedere questi play-off e vedere chi andrà avanti. Mario Castelli ha annunciato LBA Awards, alla fine manca una giornata alla fine della regular season, ma diciamo che ormai sostanzialmente qualche spunto lo abbiamo maturato per dire chi sono stati i migliori della stagione. Poi lo chiedo anche ovviamente a Toni Cappellari. MVP del campionato? Allora, è sempre difficile dare questi premi, perché bisogna definire facciamoci degli amici, è dai. Il più forte, quello che ha reso di più, quello più importante per la squadra, che se lo togli è difficile. Per me l'MVP è stato Zach Lidey, perché ha fatto una stagione straordinaria per impatto e per costanza, perché è stato super per tutte le partite che ha giocato, è stata una pedina chiave per Milano, non ha saltato quasi nessuna partita anche in campionato oltre in Eurolega, quindi è stato anche un tour de force per lui, e nonostante questo ha sempre mantenuto un livello altissimo. Quindi per me MVP Lidey. Per me MVP, ma Darius Thompson di Brindisi invece, proprio nell'ottica se lo togli
visto che comunque Brindisi ha questa tendenza a lanciare i giocatori alti da playmaker, comunque non scusando nell'ombra di Banks, quest'anno davvero grande protagonista. Tony Cappellari secondo... Come lui, andiamo con l'idea. Perfetto. Allora, migliore italiano del campionato. Migliore italiano del campionato, secondo me è una battaglia tra Spissu e Tonut. Vado con Tonut perché alla fine Spissu era uno che aveva la squadra in mano, aveva sostanzialmente il ruolo di principe del roster investito da Gianmarco Pozzecco. Tonut se l'è dovuto guadagnare in un roster che ha anche altre punte di diamante come Watt, come Day, come tanti altri, e se l'è preso quasi di forza con delle prestazioni straordinarie. Quindi secondo me quest'anno il miglior italiano Tonut. Vado con Tonut anch'io. Spissu. Tony Cappellari dice Spissu, perfetto. Miglior allenatore. Allora, qua secondo me bisogna scegliere tra Frank Vitucci, Max Menetti e Paolo Galbiati, perché hanno fatto a loro modo, in tre fasce diverse di classifica, un lavoro straordinario. Io mi prendo Max Menetti proprio perché, come dicevo prima, Treviso è stata una di quelle squadre che è stata abbastanza costante nel corso dell'anno, nonostante una rosa di qualità non eccelsa, non dai playoff, è stata la prima delle squadre normali, tra virgolette, ha avuto un'identità abbastanza chiara fin dall'inizio, l'ha mantenuta, ha giocato un basket bello, spumeggiante, anche piacevole da vedere, quindi io premio Menetti. Io non posso non premiare l'allenatore di Sassari. E quindi Gianmarco Pozzecco. Io invece vado con Frank Vitucci. Comunque Brindisi aveva perso Banks in estate, era una squadra che aveva tante incognite, a partire proprio da quella di Darius Thompson, playmaker, e Vitucci con il fido Simone Gioffre per Daniel Mann nella costruzione, comunque ha davvero messo in campo una squadra con grande identità, senza, se vogliamo, delle stelle conclamate, anche perché poi quando ha perso D'Angelo Harrison è arrivato Bostic e sostanzialmente, anzi, quasi ha fatto meglio. Miglior Under 22? Io vorrei premiare Procida, ma chiaramente il risultato del campo arrivato ieri sera purtroppo mi porta da un'altra parte e direi che Paiola è stato il migliore quest'anno degli altri. Bortolani. Bortolani per quelle due partite da protagonista, e chissà che Bortolani poi il prossimo anno non torni alla casa madre, ossia all'Olimpia. Per me Alessandro Paiola, perché comunque è il vero giocatore chiave della Virtus per il suo rendimento difensivo, incastrato tra Teodosic e Bellinelli, è l'unico a far convivere in qualche modo questa coppia di bomberoni che dietro magari qualcosa ti tolgono. Last but not least, miglior GM. Allora, visto che non ho premiato prima Paolo Galbiati, nomino Flavio Portaluppi in nome della dirigenza cremonese, che è stata l'ultima a muoversi con il budget più ridotto e nonostante siano stati gli ultimi e con meno soldi di tutti, sono riusciti a costruire un roster con un senso, che poi è stato molto bene allenato da Galbiati e che non solo si è salvato, direi quasi a sorpresa, ma se avesse vinto ieri una partita in volata con Brescia sarebbe stata anche lì per conquistare i playoff. Quindi penso che con anche le sorprese che ha trovato, Doltonomes, eccetera, eccetera, se lo possa meritare Portaluppi e Cremona in generale. Gioffre di Brindisi. E mi stupisco con effetti speciali e dico Stavropoulos di Milano, perché alla fine è chiaro che Milano è un roster clamoroso, Heinz, Di Leni, comunque investimenti importanti, però alla fine quelli che in campionato, ma anche in Eurolega, fanno la differenza sono i Panther, i D-Day, votato MVP da Mario Castelli, e gli Shields, che magari non erano proprio così scontati per fare la differenza. Benissimo, abbiamo assegnato i LBA Awards di Basket Week, vedremo quali saranno le proclamazioni da parte della Lega Basket. Per oggi è davvero tutto, con una puntata ricca di Serie A, Eurolega, ma anche degli altri campionati. Ringrazio per la consueta presenza, la consueta competenza Tony Cappellari, grazie a Mario Castelli per la disponibilità e per i racconti live delle partite. Ovviamente lo invitiamo con massimo impeto anche a seguire i playoff per raccontarli a tutti quelli che stanno a casa. Noi in qualche modo entriamo di sfroso no, entriamo per motivi di lavoro, però quelli che sono a casa potranno godersi la corsa alle finali di Eurolega, il corso al titolo italiano, grazie anche alla voce di Mario Castelli. Per Basket Week numero 7 è davvero tutto, l'appuntamento è a lunedì prossimo alle 19, sempre su questa pagina Facebook o su questo canale YouTube. Da Giuseppe Sciascia un cordiale saluto e arrivederci.